Luciano Zauri, lei ha parlato prima del ritiro di Palena, ora sono passati circa 20 giorni, intanto un consuntivo del lavoro che state sviluppando. Beh, allora abbiamo svolto un ottimo lavoro, i carichi di lavoro chiaramente sono importanti in questo periodo, adesso chiaramente abbiamo allentato e stiamo facendo alcune cose diverse dal punto di vista fisico, il lavoro con la palla è aumentato, quindi piano piano si vedrà un pochettino un Pescara più veloce e più frizzante. C'è stato qualche contrattempo di natura fisica o ritiene tutto fisiologico? Beh, come dicevo appunto prima, i lavori di carichi sono molto importanti, per cui qualche acciacco si mette comunque in preventivo, tutte cose chiaramente gestibili, quindi piano piano porteremo più o meno tutti nella stessa condizione. E per quanto riguarda l'allestimento della rosa, facciamo un po' il punto su quanto fatto anche dalla società sul fronte mercato. Lei è soddisfatto? C'è una rosa da completare in qualche settore, in altri forse c'è bisogno di uno sfoltimento? Beh, insomma, il punto che abbiamo fatto un po' inizio stagione è più o meno lo stesso, nel senso che la società sa quello che vogliamo, sta lavorando bene, sta lavorando con molta tranquillità perché chiaramente il tempo c'è. Cerchiamo un esterno sicuramente da mettere dove sappiamo, e per il resto chiaramente ben vengano giocatori bravi. Siamo in filo diretto col presidente, per cui massima serenità, massima tranquillità, vogliamo allestire un bel Pescara, non per forza di nomi sicuramente, però comunque dei giocatori in alcuni ruoli si servono. Ecco, in difesa lei aveva detto se dovesse uscire per rotta, lo disse in quella conferenza, sarà reintegrato. Pare che non sia così, ne avete parlato con il presidente? Ma è un discorso del difensore centrale che in questo momento non mi preoccupa, appunto mi dicevo prima, il tempo per fare le cose c'è, non vogliamo comprare tanto per comprare, quello è sicuro, per cui se dovesse arrivare un'occasione buona per prendere un centrale si prenderà, ma comunque stiamo lavorando con dei ragazzi da inizio stagione che lavorano benissimo, per cui facciamo bene con loro, vediamo se dovesse cambiare un'occasione bene, altrimenti andremo avanti con quelli che abbiamo. Al centrocampo c'era abbondanza, ora sono partiti Brugman e Canutè. C'è bisogno di reintegrare quel settore oppure no? Ma a livello numerico sono usciti due ragazzi, abbiamo dei giocatori giovani in rosa buoni, bravi, stanno facendo bene e quindi valutiamo anche loro in questo momento. Il discorso di prima, i giocatori bravi sono tutti ben accetti, per cui se il mercato proporrà qualche situazione importante la valuteremo, perché no. Che Pescara vedremo per il debutto di Coppa Italia del prossimo 11 di agosto? Beh, i ragazzi hanno voglia, dopo un mese e più di ritiro hanno voglia di iniziare, di fare sul serio. Il primo step sarà domenica l'amichevole, ma poi avremo la Coppa Italia all'11, per cui abbiamo un paio di partite che ci consentiranno appunto di mettere il Pescara nelle condizioni quasi del 100%, chiaramente non potrà esserlo per ovvi motivi, però comunque il Pescara è carico e ha voglia di mettersi in gioco.